e questi altri software, GIMP, Krita, Inkscape, Prothérapie e Arduo. GIMP, diciamo, è un software, allora Blender adesso lo vedremo nel corso di questi 50 minuti, e poi dopo che ci sarà un altro ragazzo che parlerà di gaming, vedremo proprio, cercherò di iniziarvi un po' a Blender, vedremo proprio l'interfaccia, come funziona, cercherò di togliervi un po' la paura di quello che può essere questa interfaccia che apparentemente sembra complicata. Contemporaneamente a Blender uso GIMP, che è un software tipo Photoshop, per fare foto inserimenti, grafica 2D essenzialmente, Bitmap, assieme a Krita, che è un programma simile con cui si possono fare illustrazioni. Inkscape è per la grafica vettoriale. Prothérapie è per la, diciamo, post-produzione e colorazione delle immagini, in quanto il mio lavoro è proprio produrre immagini con Blender, ma poi passo dentro a Prothérapie e faccio quelle color grading, okay, tutte quelle migliorie da un punto di vista della luminosità, eccetera. E Arduo è un software che mi permette di fare colonne sonore, perché a volte ho fatto, cioè, io ho fatto anche un paio di cortometraggi, appunto uno per parlare proprio del software libero, e tutta la colonna sonora è stata fatta con Arduo. Ora, il software libero. Quanti di voi hanno sentito parlare prima di oggi di software libero? Open source. New Linux. Ok, quindi. Di nuovo. Il software libero è open source, e io cito parole che non sono state dette da me. Poi vedremo da chi sono state dette. È un software che rispetta le libertà nostre, sostanzialmente, le libertà degli utenti e della comunità. Quali sono queste libertà? Eseguirlo, copiarlo, distribuirlo, studiarlo, modificarlo ed eventualmente migliorarlo. Io non sono un programmatore, per cui mi limito a utilizzarlo. E mi affido, la mia fiducia è quella che altre persone che possono osservare il codice lo rendano migliore. E quindi questa non è una questione di prezzo, perché magari voi avete conosciuto, voi non avete mai sentito parlare, ma quando io avevo cominciato, software libero, New Linux, significava gratuito, ma è una questione di libertà. Con il software libero, poi, appunto, come dicevano nella presentazione, può anche essere possibile una distribuzione commerciale, cioè non crediate che se utilizzate software libero non potete vendere i progetti che realizzate, quindi se volete fare illustrazioni, se volete fare immagini, potete ovviamente lavorare e vendere i vostri prodotti. Un po' di storia. Vado avanti così. Meglio. Allora, un po' di storia del mi si alto. Come vi dicevo, io ho cominciato nel 2013, prima utilizzavo il software proprietario, ma diciamo nel 1983 questi due personaggi, poi dopo io vi lascerò qualche link, Richard Stallman, non riesco a sentirmi così, cioè sento troppo rimbombo, non sento cosa dico, scusa. Meglio? Ok, tornato.
Richard Stallman e Linus Torvald stanno contemporaneamente lavorando a due parti che compongono questo sistema operativo che si chiama New Linux, come vi dicevo. Immaginatevi che c'è una parte di codice che comunica con l'hardware, che è il kernel, che è stato sviluppato da Linus Torvald, e una parte, quella che vediamo noi, dei software che fanno parte del sistema operativo, che è stato sviluppato da Richard Stallman. E poi questo, diciamo, questo mondo di software libero si è così tanto ampliato, e quello che vedete, tutte le immagini che vedete sono tratte da, io infatti sono più un comunicatore visivo, a parole mi arrangio come posso, diciamo che questo, in questo cortometraggio ho cercato di racchiudere a livello visivo e audio, ed è in questo cortometraggio appunto che ho utilizzato quell'altro software, è stato tutto fatto con software libero. Questo qui che si intravede è l'albero delle distribuzioni, cioè sono tutte le versioni derivate dai primi sistemi operativi liberi, e vedete quante sono. Quindi dentro a questo mondo c'è appunto una grande c'è un'apertura ad albero delle possibilità, quindi tantissimi programmi che possono fare diverse cose, tantissime distribuzioni che potete installare. La mia si chiama Linux Mint, ma ce ne sono tantissime. Qui vi lascio appunto gli approfondimenti per quanto riguarda la parte GNU e per quanto riguarda la parte Linux. E DistroWatch, vediamo se funziona tutto, è un luogo in cui potete incominciare ad esplorare le varie distribuzioni disponibili. Ora ovviamente vi servirà un po' di passione, però io intanto vi lancio delle ancore e poi vedete voi. Quindi dal mio punto di vista, dopo 10 anni, posso dire, il mio punto di vista personale, la mia esperienza, è che intanto io ho installato questo sistema operativo ai miei genitori, quindi è utilizzabile da chiunque. Non pensiate che sia complesso, non pensiate che sia difficile da utilizzare. Però se avete, se vi sentite degli esploratori, potete andare a modificare fino alle radici, diciamo. Se invece non siete interessati, potete utilizzarlo in un modo come in qualsiasi altro sistema operativo. E quindi io l'ho trovato sempre stabile, ho smesso di avere problemi di computer che si arresta, è molto leggero, veloce, è il mio modo di lavorare, è cambiato, e mi presto a fare questi talk perché voglio trasmettervi quanto mi è cambiata la vita da 10 anni, da quando sono passato ad utilizzare software libero. Inoltre ci sono, come vi dicevo, tantissimi, così tanti software che potete perdervici a seconda di quella che sia la vostra passione. Diciamo che poi tendenzialmente c'è una maggiore tutela della privacy, in quanto tende ancora a mantenere il lavoro in locale, o comunque c'è molta possibilità di lavorare in locale. È gratuito, d'accordo, è gratuito, ma funziona con le donazioni, nel senso che il mio software Blender è gratuito, ma alla fine dell'anno io verso quello che posso, ed è anche un modo, poi vedremo un po' meglio come si può mantenere, perché tanti chiedono: ma com'è possibile, da dove arrivano i soldi, come funziona un sistema gratuito, dove... E funziona perché le persone sono incentivate, in quanto è etico e ha un sacco di pregi, a donare. Non ci sono antivirus, e dopo io, d'accordo, scritto gaming, il nostro amico qua ci parlerà molto meglio di me dei videogiochi e di quello che fa.
E per quanto riguarda il timore, perché è un'altra cosa che mi chiedono spesso, ma quando tu lavori con Blender, quando tu lavori con GIMP, come fai a collaborare con quelli che usano altri sistemi proprietari? Vi posso dire che è totalmente compatibile, se sapete di cosa parlo, PSD, AI, questi formati io li apro, ci lavoro, esporto, converto e passo chi usa altri software. Ci sono file di interscambio, quindi 3DS, STL, e poi comunque la situazione sta sempre migliorando. Ora Blender, per esempio, apre file max, che sono file sorgenti di un software proprietario, che tra l'altro io ho usato per i primi miei 10 anni di attività. Sono 20 anni che io sono nel mondo della grafica 3D. E quindi poi ci si può continuare a lavorare, cioè sostanzialmente non abbiate timore che ci siano problemi di dialogo da questo tipo di approccio con software che ancora non conoscete e condividere il lavoro con altri che lavorano nel metodo proprietario. Come vi dicevo, tutte queste sono le possibilità da punto di vista di un grafico. Queste sono tutte le possibilità che offre questa macchina. Io sono in particolare specializzato in rendering fotorealistici, ma posso coprire tranquillamente da un punto di vista software, e poi anche mi è capitato di lavorarci, grafica 2D bitmap e vettoriale, come vi dicevo, CAD, ci sono programmi di CAD, FreeCAD e altri, vabbè, grafica 3D. Adesso vediamo cosa, vi faccio un po' vedere quello che ho fatto in questi anni qua. Editing video, montaggio video, editing video, dentro Blender personalmente. Post-produzione, video, produzione musicale. E poi ovviamente anche la possibilità di avere software per l'uso comune. Come vi dicevo, io ho installato questo sistema operativo ai miei, che hanno più di 70 anni e non li sento, non è che io sono il loro tecnico. Quindi ci sono dentro poi software di uso comune, no? Per fare contabilità, guardare i film, eccetera. E quindi io poi vi introdurrò, vi inizierò a Blender nell'ora successiva, perché è il software su cui sono più specializzato, e vi volevo minimamente raccontare un po' cosa c'è dietro, da dove nasce, e poi arriviamo a vedere qualche contenuto. Nell'88 nasce la storia di Blender, e questo signore qui, che si chiama Tom Rosendahl, aveva cofondato questo studio, uno studio di animazione in Olanda, che si chiamava Neo Geo. Questo studio cresce e lui comunque all'interno di questo studio sviluppa, scrive, è proprio lo scrittore del software e anche l'utilizzatore, e produceva queste cose qua. Questa era lo stato dell'arte, diciamo, del prototipo, non era ancora Blender ovviamente. Faccio vedere due o tre secondi. Ma non esce qua. Intanto vi lascio almeno il video. Aspetto che hai... Pardon. Va bene, insomma. Per dire, comunque erano gli anni 80, 88. Ok.
Quindi con questo tipo di tecnologia all'interno del Neo Geo lui era arrivato al massimo delle capacità, cioè non riusciva a produrre cose più potenti, e quindi pensò di riscrivere di nuovo tutto, cioè quindi lui è proprio quello che è in grado di scrivere un software, ok? Cioè io le parlo con stupore, perché dal mio punto di vista è arabo, io sono solamente un grafico 3D e mi emoziona ogni volta che immagino gente in grado di svilupparli i software. E dai. Okay. Quindi la riscrittura inizia nel 95 e fonda un'altra società che si chiama NAN, per distribuire questo nuovo codice sotto il nome di Blender. Quindi sostanzialmente Blender nasce nel 98. E va al SIGGRAPH, presenta questo software, riceve investimenti, 4 milioni, ma come succede che proprio per colpa di questi capitali, insomma, l'avventura si ferma. E quindi nel 2002 fonda la Blender Foundation. Cosa succede? Che per un problema di licenze deve chiedere dei finanziamenti per recuperare i diritti sul suo stesso software, software creato da lui stesso. Quindi fonda la Blender Foundation, che è un'organizzazione senza scopo di lucro, e nel 13 ottobre del 2002 Blender viene distribuito sotto questa licenza che si chiama NewGPL, di cui parlerà qualcun altro. Comunque la storia delle licenze è molto importante per tutelare il software libero. Diciamo che, ok, vi apro un link della Blender Foundation, voi potete andare comunque sul sito blender.org e trovare tutto quello che vi sto dicendo, la storia di Blender, della Blender Foundation, in modo molto più articolato e completo di quello che vi posso riassumere io. Successivamente vengono creati la Blender Studio e i Blender Open Movies, che sono un sistema che usa Blender per testare le capacità del software e produrre dei cortometraggi. Quindi sostanzialmente Blender nasce per fare, diciamo, una concorrenza alla Pixar, o comunque per fare cortometraggi e raccontare storie. Il primo Open Movies si chiama Elephant Dreams. Tutti questi corti li trovate, adesso leggo anche un po' quello che ho scritto direttamente, sono un modo virtuoso per finanziare Blender, perché dentro all'Open Studio, dentro al Blender Studio, tramite una sottoscrizione, allora qui ci sono tutti i film che sono stati fatti da quando, dal 2006, Elephant Dreams, sono tutti cortometraggi, sono bellissimi, andate a vederli e capite la potenzialità di Blender. E per dirvi appunto come si finanzia Blender. D'accordo, ci sono le persone come me, tutti gli utilizzatori che stanno aumentando sempre di più, che fanno donazioni, e poi c'è un luogo in cui potersi sottoscrivere e vedere tutti i contenuti con cui sono stati realizzati i cortometraggi. Quindi mettono in condivisione i modelli, mettono in condivisione proprio la conoscenza, le pipeline di lavoro. È una sottoscrizione che costa più di 10 euro all'anno, ed è un altro modo per portare avanti la scrittura del software, conoscere come è stato costruito e partecipare alla buona riuscita del software, che è anche questo appunto un modo per evitare che arrivino investimenti da gente che non ha alcun interesse e vuole semplicemente lucrare. E è questo anche magari uno dei problemi che c'è, che si evita nel software libero, che viene
nutrito economicamente da gente che ha interesse a che questa cosa funzioni e rimanga soldi effettivamente dell'ecosistema. E quindi poi nel momento mi ringraziano un sacco. Questo è quello che faccio io. Allora, io mi occupo di fotorealismo per l'architettura, interior design, prodotti merceologici. Nei miei 10 anni mi sono specializzato nei rendering interni, quindi questa è la mia super specializzazione. Ma Blender è così vasto, è un software così vasto che mentre lo si conosce vi induce a occuparvi anche di editing video, quindi nel momento in cui state facendo dei render, state facendo delle immagini, imparate a renderizzare delle sequenze video, volete fare post produzione, avete un editor video dentro Blender. Si possono fare immagini di prodotto. Adesso vediamo un po' di cose, perché come vi dicevo io mi esprimo molto meglio a livello visivo che verbale. Comunque, perdonate queste, ho prodotto per esempio queste animazioni, le vedremo, immagini pubblicitarie, e come vi dicevo cortometraggi, e poi ho messo in fondo brochure, flyer, loghi, perché avendo a disposizione software per grafica vettoriale, software per grafica bitmap 2D, mi è capitato di lavorare in diversi ambiti. Vi faccio un po' un esempio di quello che ho potuto fare grazie a Blender. Tanti anni fa mi mandano una foto di una sedia, mi dicono puoi provare a ci dai il modello, non ho dovuto renderizzarlo. La mia consegna è stata appunto un file OBJ. Adesso io non so quanto voi ne sappiate di 3D, comunque semplicemente il modello poi veniva l'ho consegnato in OBJ, e poi non so che fine facesse, e la modellazione appunto è stata fatta dentro Blender. Anche qui modellazione di finalizzato al web, quindi produzione, rendering di prodotto, anche questi sono tutti stati fatti con Blender. Per cui voglio far vedere che quanta c'è, cioè la vastità della tipologia diversa di opere che potete arrivare a fare. Magari siete più inclini alle animazioni, chi è più per il video, chi è più per lo sculpting. Io vi faccio scorrere, in questo caso qui erano immagini, cioè, io ho modellato questi dinosauri, li ho animati, gli avevano passato un file, un contenuto video girato dentro questo supermercato, e con Blender ho inserito la parte 3D sopra al video, con un po' di minimo di tracking, perché le immagini erano fisse, non c'erano movimenti camera. In questo caso qui mi avevano chiesto di modellare la zampa di una mucca, perché dovevano essere quattro mani umane e una zampa di una mucca, perché non mi ricordo cosa il contenuto di quel tipo di pubblicità cosa fosse. Questo per esempio è stato fatto con lo sculpting. Dentro Blender c'è un editor che vi permette di disegnare tridimensionalmente, cioè scolpire, diciamo, le mesh. E questi erano i primi esperimenti con capelli, pelurie, tutti i moduli che Blender gestisce ormai benissimo. Qui arriviamo alla fotografia virtuale. Questa qui è una cosa che non mi era stata commissionata, è un'immagine che avevo provato, che avevo una delle prime, l'ho messa qua perché mi c'ero. E questo qui, vedete, è la versione wireframe della stessa immagine, che appunto era un tentativo di arrivare al fotorealismo, che poi bene o male ho raggiunto.
character design, quindi modellazione finalizzata, non so, videogiochi, cortometraggi. In questo caso qui è stato poi stampato, è stato prototipato, questo disegno non l'ho fatto io, me l'hanno passato, io l'ho modellato e ho consegnato anche qui in questo caso le immagini della versione tridimensionale che poi è stata realizzata in qualche modo. E Dylan Dot, lo conoscete, questo qui doveva essere stampato in 3D e venduto. Che ha dentro anche un'ossatura, infatti lo si può muovere. Video mapping, se sapete che cos'è, sono animazioni, proiezioni su edifici, e in questo caso qui tutto quello che vedete è stato proiettato su una torre. Dopo vi faccio vedere un po' di cose video. Ok, 9.50, 9 e 15, 10.10, ci arriviamo giusti. Ok, in questo caso invece è la ricostruzione di un edificio storico, è un forte che si trova a Mantova, in questo caso qua. La cosa curiosa è che siccome tutto il terreno, cioè ovviamente non è piatto, io ho utilizzato Blender in una versione, cioè Blender è un programma amplissimo ma anche è estesissimo, infatti si possono scaricare pezzi di codice che hanno scritto altre persone, e in questo caso qui con BLOSM, che sta per Blender OpenStreetMap, mi sono scaricato sostanzialmente il terreno con tutte le asperità esatte dove si trova questo edificio che ho collocato dentro, e tutti gli alberi dietro, siccome c'è un arginello, non sono dovuto stare lì a scolpirmi tutto il terreno e questo qui insomma. Poi dopo chiaramente l'edificio è stato modellato, testurizzato e renderizzato. Quindi dal mio punto di vista, io in questi 10 anni qui collaboro con arredatori, architetti, artisti, a volte con agenzie dello spettacolo e con aziende. Quindi qui io cerco di trasmettervi quello che è la mia felicità, cioè nel senso che io dal 2013 è come se avessi quasi smesso di lavorare, perché Blender è così bello che mentre lo studiate imparate delle cose, ampliate le vostre conoscenze e vi viene di proprio fare di più. Quindi dal mio punto di vista lo ritengo un sistema virtuoso, metodologicamente più intelligente, in quanto conosco, se non conoscete direttamente le persone che lo sviluppano, comunque potete dare fiducia, perché tanta gente può vedere com'è scritto, ok? Potete anche voi proporre, se non siete in grado di scriverli, delle estensioni di Blender. Per quanto riguarda il sistema è leggerissimo, la RAM che occupa è pochissima, non so se sapete, capite di quello di cui parlo comunque. Ok, vi faccio vedere un po' di contenuti video. Qui siamo sul mio sito. Allora, questo qui è, ho messo a disposizione gratuita questo cortometraggio che ho cercato di fare appunto per portare alle persone il valore che secondo me rappresenta il software libero. Sono un po' di sono della dell'idea che le immagini forse esprimono meglio quello che ho potuto coprodurre con Blender. Non sono, sì, beh, chiaramente non sono foto.
Sì. Poi dieci minuti, quindi vi faccio vedere un po' di contenuti video. Questo qui è quello spot che vi dicevo. È stato praticamente, mi è stato fornito il contenuto video e io ho inserito gli animali e l'animazione. Anche questa parte è stata fatta con Blender. E questo praticamente era il backstage. Dopo aver modellato si possono inserire delle armature che poi animate nel tempo, nella timeline, vi permettono di avere l'animazione. Questo è quello che vi dicevo, un cortometraggio, cioè io timidamente li diffondo perché alla fine l'ho fatto per un amico. Comunque, se andate sul mio sito e volete vederlo, è una cosa del 2017, mi sembra che l'avevo fatto. Giusto, magari due secondi per capire. Tutto fatto in low poly. C'è una storia, diciamo, dietro. Saltiamo. Questo ci arriviamo magari tra un'oretta. Questo è un inserto di un film che hanno girato dalle mie parti. Anche qua un po' di, per esempio, tutto questo sfondo è stato fatto in 2D, cioè non è 3D, è stato fatto con Krita, che ha una vasta gamma di pennelli e gente fa delle illustrazioni, fa dei fumetti. La parte tridimensionale erano solo gli uccellini che volavano, e sono stati anche loro, è stato creato un'ossatura e animati, e il fumo. Motion graphic. È stato un altro evento che è stato di qualche anno fa. Questo, qui potete vedere un po' la parte di sculpting di Blender e il character design. Sempre come si possono importare. Allora, i disegni sono stati fatti con GIMP. Dentro GIMP una tavoletta, ho disegnato la parte frontale e laterale, l'ho portata dentro Blender e ho cominciato a modellarlo, come vedete, e poi a scolpire con lo sculpting.
Io ho quasi finito. Per i video, ah, già andato. Ma non passano qui dentro? Non mi sento, no. Ah, infatti era quello che dicevo. Beh, hai un ingresso audio, da lì, No, audio interno non è audio interno, audio interno è l'unico. Sì, ma dopo non si sente dalle casse? No, si sente meglio? Bene. Si voglio il microfono? Comunico una cosa, visto che sulla circolare tra le banche ha scritto che il mio nome è un orario di uscita incontro e loro hanno comunicato le 13, diciamo che ci diamo un po' la pausa della liberazione, insomma, ripigliamo 10 minuti prima, un quarto d'ora prima, così ci veniamo incontro tutti. Quindi rimaniamo qui fino alla fine dell'incontro. D'accordo? Non va neanche, non so per quale ragione. Se neanche. No, è che devo mettere. Niente, casa a pace. Chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è. Ma dai, tra 10 minuti la parola a lui. Niente, a posto. Bellissimo. Devo fare la presentazione? No. Ma non lo so. Ma io non so, vi faccio vedere un'altra cosa, vediamo se si sente. Questo qua è il famoso video mapping, sono cose che sono state proiettate su un palazzo, su edifici. Dai, adesso ti passo la parola. E questo vi lascio con queste due cose. Quest'anno l'ultima cosa che ho prodotto è stato questo cortometraggio, se volete andarlo a vedere è solo disponibile, il trailer è anche su YouTube. Se volete vederlo poi c'è un link che vi porta qua, dura 12 minuti, per cui adesso io non, ovviamente non lo posso mostrare. Questo qua è il trailer, perché non ci siamo come tempi e... Perdonate i problemi di audio, tutte queste cose qua. Se lo ascoltate in cuffia, secondo me vi potrebbe piacere un po' di più. Qui in casa. E, niente, io comincio a salutarvi. Vi dico che oggi pomeriggio ci sarà un workshop, e anche fra un'oretta circa, pro Blender, e vi inizio Blender, come vi dicevo. Cercheremo nel pomeriggio, già da stamattina, partiremo con l'interfaccia, passo per passo vedremo gli editor, i principali editor, e spero che se poi ci saranno dei corsi avremo già fatto la parte in cui non avrete paura dell'interfaccia e riuscirete come minimo a capire dove siete e a muovervi dentro alla viewport e insomma non perdervi e insomma gestire le cose primarie
dell'uso di Blender. Spero che potremo arrivare oggi in 3 ore a fare qualcosa del genere. È un miracolo, sarebbe un miracolo. Comunque la parte senza l'animazione, magari senza l'animazione, e quindi se avete poi un, se chi c'è o anche dopo, anche se avete un portatile, io vado veloce. Comunque queste cose sono in realtà molto semplici, sono concetti basici, sono forme basiche che messe insieme vi permettono di fare già questo qui, diciamo in poche ore. Quindi ci vediamo fra un po', apro Blender e cominciamo a vedere cosa c'è dietro alle immagini che abbiamo visto insieme. A dopo.